Lo so ragazzi, questa è un'edizione molto particolare delle Bocce News. Non ho la mia classica giacchetta, non ho il mio classico sfondo con il globo delle news che gira, però la novità c'è. Sì, oggi è assolutamente inaspettata. Io ero in viaggio in treno, faticando, sempre un abbraccio di cuore a quelli che vivono in Emilia Romagna, perché arrivare a Milano non è stato facile, ma non dovevo venire a provare la Canon. E quindi, mentre ero in treno, ho scritto come raccontarvi questa nuova piccina, Canon EOS R100. E quindi in questa particolarissima location vi do il benvenuto in questa edizione delle Bocce News del 24 maggio 2023. E adesso andiamo a parlare di questa piccina della Canon. Iniziamo proprio a parlare dalle dimensioni con una piccola comparativa. Visivamente a sinistra l'R10, al centro la nuova nata, l'R100, a destra quella annunciata recentemente, l'R50, e quindi rimane la PSC della famiglia più piccola e più leggera. Infatti, se andiamo a vedere la scheda tecnica sulla bilancia, sono soltanto 356 grammi, senza batteria, senza scheda, ma anche con batteria scheda dovremmo essere sui 4 etti, non di più. E dentro cosa abbiamo? Abbiamo un sensore APS-C da 24,1 megapixel, l'autofocus sempre amato di Canon, ovvero il 2 pixel CMOS F, con rilevamento del soggetto. Abbiamo comunque un minimo di funzionalità video, parlo di minimo perché è una macchina molto pensata per chi si vuole avvicinare alla fotografia, come abbiamo il 4K ma con ritaglio e massimo 25p, i 60fps ce l'abbiamo in Full HD, i 120fps ce l'abbiamo a 720p, quindi è una macchina che ha da dire soprattutto in ambito fotografico. Se guardiamo il corpo, questa è la vista frontale, poco da aggiungere. Vista con il sensore a nudo, bello scoperto, senza stabilizzazione e senza protezione di sensore, ma quando appunto vi farò vedere il prezzo alla fine capirete, l'avete vista anche in copertina, lo so. Vista posteriore, e qui ragazzi c'è da soffermarsi, perché sì, c'è il mirino elettronico con sensore prossimità, ma il monitor è di tipo fisso e non ha il touch. Una macchina proprio pensata per lavorare vecchio stile. Parlavo con dei colleghi dicendo come se fosse in un certo senso una 300D, ma riportata nel 2023. Comunque sì, abbiamo i tasti per la scelta del punto di messa a fuoco, per tutto quello che viene gestito all'esposizione e via dicendo. Quindi comunque una buona ergonomia c'è. Sulla parte superiore vediamo comunque che abbiamo il tasto di scatto con dietro una ghiera a portata di pollice, scompare il tastino MFN, che era il tastino quello personalizzabile ipermicro che a me onestamente non stava neanche simpatico. Ghiera della modalità esposizione, comodissima levetta d'accensione, ma la stessa che c'era anche sulla M50 che mi sta riprendendo adesso. Sul lato sinistro abbiamo comunque l'ingresso microfono, comunque un minimo di capacità per fare video a modino, l'audio ragazzi è sempre fondamentale nei video, c'è, e anche l'ingresso per il telecomando di scatto, quindi c'è un certo focus importante su quello che è l'aspetto della fotografia. Comunque macchina aggiornata ai tempi d'oggi, quindi con menu semplificati, vedete qui possiamo scegliere in maniera diretta se avere praticamente un'immagine più nitida oppure più sfocata, così come possiamo comunque collegarci in modalità remota per condividere le foto e le riprese appena effettuate. Quanto costa? Eh sì, questa è la cosa effettivamente buona, sono scomparse un po' le entry level vere e proprie. Infatti la M50 era lanciata a suo tempo a 999,99, insomma un centesimo, abbiamo il classico millino. Qui invece, sempre con l'ottica kit, il 1845, siamo a 739,99. E attenzione, questo è il prezzo di preordino, perché sarà disponibile a giugno, tra poco. Quindi si pensa che già, non lo so, Cyber Monday o Black Friday potrebbe avvicinarsi ai vecchi prezzi dell'entry level, cioè sui 500 e magari anche sotto. Ma non è l'unica novità, infatti insieme presenta anche un'altra ottica RF, comunque full frame, quindi se metterle su tutte le macchine, che è un 28 mm, un pancake ma davvero sottilissimo, ma comunque una buona ergonomia. Infatti abbiamo una ghiera che è multifunzione, abbiamo infatti il selettore per utilizzarlo per la messa a fuoco manuale, oppure per controllare un altro parametro, ad esempio l'apertura del diaframma. Ottica STM, quindi anche la messa a fuoco veloce, precisa e silenziosa, con la possibilità, vedete, abbinata a una macchina, di essere un'ottima abbinata. Ovvio, lì l'avete abbinata all'R6, perché un 28 mm su full frame,
ottima cosa, mentre sulla PSC, visto che l'hanno annunciato insieme, un po' stona, perché con il fattore di crop di Kano diventerebbe quasi un 45 mm, che è un'ottica un po' difficile da inquadrare e da utilizzare. Quanto pesa? Questo è incredibile, quindi non soltanto un pancake come dimensioni, ma anche sulla bilancia 120 grammi, ha dell'incredibile. E costerà, sarà disponibile anche lei a giugno, quindi è in preordine, 379. Secondo me, se avete un'ottica full frame, un corpo full frame, questa è l'ottica perfetta per uscirci e andarci leggeri a divertirsi. Con questo qui vorrei concludere, come sempre, con un paio di riflessioni. Innanzitutto, voglio sapere da voi, ragionate con me qui sotto nei commenti, ma secondo voi è più importante avere una macchina pensata per la fotografia come questa? Quindi sì, c'è il mirino, ma no, non c'è né touch né monitor orientabile, o comunque ad oggi voi non potreste mai rinunciare al touch e al monitor orientabile? Ditemelo nei commenti. E vorrei anche aggiungere un'altra riflessione sul fatto che sì, Canon ovviamente negli ultimi 12 mesi siamo arrivati ad avere 4 nuove macchine APS-C, perché R7, R10, R50, R100, sì, un po' di confusione anche con le nomenclature, perché il numero più grande in realtà è la macchina più piccola come dimensioni, ok? Ma ottiche dedicate per APS-C ancora non ci sono. Infatti più che un 28-28 io avrei visto benissimo un 23 mm, anzi un po' di meno, un 21 mm F2, che così diventerebbe un 35 mm equivalente, che sarebbe al bacio insieme a questa nuova nata R100. Quindi sì, si toglie e si mette, ma siamo sempre lì, come per dire. Utopia è come sempre l'unica vera fotocamera, vi rimando il video qui sopra che vi ha fatto vedere in maniera utopistica cose differenti. E mi raccomando ragazzi, restate qui con me perché tra poco di video ne arriva un altro, è una settimana folle. Ciao a tutti e al prossimo video.